cari amici, ma soprattutto amiche di Giangfuli. Soprattutto amiche di Giangfuli. Finalmente siamo a Palermo. E dopo questa maledetta quarantena che ci ha tenuto inchiodati a casa, abbiamo finalmente potuto riprendere le 10 euro challenge. Per chi non lo sapesse, le 10 euro challenge sono quella serie in cui proviamo a mangiare in due con solo 10 euro nelle varie città d'Italia. Abbiamo già fatto Bologna, Roma, Napoli, Bari e tante altre città. Oggi è il momento del capoluogo siciliano. Le premesse sono altissime. Visto che lo street food palermitano è uno dei più variegati e famosi al mondo. Prima di iniziare questo meraviglioso video in questa meravigliosa città, ricordatevi di supportare il canale iscrivendovi se non l'avete fatto, mettendo like e soprattutto scrivendoci nei commenti dove vorreste fosse la prossima 10 euro challenge. Firenze, Torino, Genova, scrivetecelo nei commenti. Detto questo, è il momento di rispondere alla domanda: si può mangiare in due con solo 10 euro a Palermo? È il momento di scoprirlo. Mammi, dopo che sono impegnato perché è uscito il video nuovo di Okiro e Doppiati, amici ma soprattutto amiche di Giangfuli. Soprattutto amiche di Giangfuli. Iniziamo la nostra avventura, la scoperta dello street food palermitano con un bel panino con la milza o panica meusa che abbiamo pagato 2 euro da Nino Ballerino, che ci avete consigliato in tantissimi su Instagram, per 2 euro. Ah, questa dovrebbe essere milza soffritta a lungo tipo nella sugna. Dentro un panino con una bella spolverata del caciocavallo grattugiato. Mai provato, la prima volta, sto fissa male. Sapore super particolare, forte. Tanto mi fa impazzire tipo sto caciocavallo, è buonissimo. A prima botta il sapore è comunque forte, cioè non sei abituato a questo tipo di sapori, però poi c'è una sorta di delicatezza, nonostante comunque bello salato, bello comunque ignorante dei sapori, c'è una sua delicatezza. Un po' come Palermo, mi sentirei di dire. Mi è piaciuto un botto, sai? Beh, io premetto subito che a me tipo le frattaglie, che ne so, tipo l'ampredotto, la trippa romana mi piacciono tantissimo, cioè ho un vero amante, quindi credo che tendenzialmente sto panino mi farà impazzire. Cheers. Mazza, è buono il caciocavallo. Ti arriva dopo. Mazza, come funziona sto paninetto però. È strano perché c'ha tutti i sapori forti, perché pure il caciocavallo non è che è delicato, sai, tipo te smorza un po' la sapidità, un pochetto, no? No, la proprio la esalta, però tipo la esalta positivamente, non è tipo eccessiva, è proprio quel surplus che gli mancava. Te posso dire, mi è piaciuto un botto pure a me. Veramente, veramente buono, mo riprendere subito, calcola. Iniziamo alla grande, ci mancano 8 euro, cioè abbiamo un botto da magnà. Palermo premette alla grande. Palermo, te mangiamo tutta. Comunque siamo tornati dentro da Nino Ballerino e ci siamo presi a telecamere spente un altro panino con la milza, perché era troppo buono. E ci abbiamo messo anche il limone, che a quanto pare ci può andare, come può anche non andarci, perché potete gustare il panino con la milza come vi pare a voi, col limone, con le cipolle, col formaggio, senza formaggio. È aperto a tante interpretazioni. A me è piaciuto più senza limone, però. Io l'ho apprezzato col limone invece, da quell'acidità che ci stava bene secondo me. Ma adesso ci dirigiamo nella seconda location, ovvero Franco Vastizzaru. Thank you.
Quindi per questo secondo assaggio abbiamo preso pane e panelle, però con un upgrade, perché qui dentro ci sono pure i crocchè. Questo paninazzo ci è costato soltanto 2 euro, quindi arriviamo a un totale di 4 euro spesi fino adesso. L'abbiamo preso da Nifranku Vashtidaru. Non so se l'ho detto bene, in caso, amici palermitani, perdonatemi. Tiè. Madonna. Fa un odore che dice mangiami. Quindi sopra vediamo le crocchè e sotto la famigerata panella. Bando alle ciance. Cheers. Allora, è un po' asciuttino. È un pane. Le patate, i ceci, cioè, un pochetto ti serve qualcosa per mandarlo giù. Però è veramente piacevole la differenza di consistenza. Cioè, mordi, c'è il pane che è molto morbido, molto buono. La patata che ti accompagna. E poi c'è questa croccantezza che non so se è della patata o della panella. Però è veramente piacevole. È un pochetto troppo uguale come sapore. Cioè, non c'è troppe differenze, ad essere sincero. Però te lo gusti ed è veramente trucido. Asciutto. Ci vorrebbe una bella birra a Messina per mandare giù il boccone, no? Allora, parti dal presupposto che io sono uno di quei schifosi che quando c'hai patatine fritte e il pane, sai fare panino con le patatine fritte, proprio all'inglese. Quindi questa è tipo la versione super saiyan di quel panino che mi fa impazzire, perché il panino con le crocchette di patate è spettacolare. Un po' più asciutto, sì, rispetto tipo a quello che ha Meusa, che è bello sugnoso, qua gli manca un po' la sugna, Però il pane mi fa impazzire. Cioè, bambini sul motorino. Ci perseguitano da Napoli, bambini sul motorino. Però è tipo super ignorante, trucido, cafone proprio. È proprio un paninazzo cafone questo qua. Però sempre di classe, come i palermitani. Però mi piace. Pasciuttino, però buono vero. Diciamo che se ci avessero messo dentro una bella maionesina, avrebbero fatto veramente un panino con i controcoglioni. Forse spezzette? Non male. Buono, proprio 2 euro, cioè. Con 4 euro siamo sazi praticamente. Ci abbiamo ancora 6 euro da spendere. Prossima fermata? Boh, Sfincione? E Sfincione sia. Siamo giunti al fatidico momento dello sfincione, questa pizza tipica di Palermo con questa salsa a base di pomodoro, cipolle, origano e formaggio. Questa l'abbiamo presa alla Bottega del Principe e l'abbiamo pagata 2 euro. La potevamo pagare molto molto meno, però a nostra discolpa, Flo, dopo averci consigliato male a Bari, ci è riuscito a consigliare male pure a Palermo. Ha detto andate lì che da paura, costa poco. Grazie tante, Flo. 2 euro per sta fetta enorme comunque di sfincione. Particolarissima. La base, vedi, è tipo quasi spugnosa. E sopra è stracarica di condimento. Una cosa veramente. Una cosa veramente esagerata. Pure questo qua c'ha un sapore tipo straforte, ovviamente. Comunque acciughe e formaggio escono fuori tipo super prepotentemente, pure la cipolla. Comunque abbiamo pagato tanto, però per 2 euro, cioè. Te dico c'è pranzi, ma quasi. Come assaggia sta crosta? Super morbida. Guarda, voglio essere franco, come Vashtidaru. Delle cose che abbiamo provato fino adesso, questa è quella che mi ispira di meno. Però magari assaggiandola mi credo. Calcola, mi ricorda come sapore quasi la panzanella, no? Col pane morbido perché bagnato, con il pomodoro, le cipolle, questi sapori un po' forti. Non è male, è anche bella fresca, devo dire. Diciamo che non mi fa impazzire, però è piacevole, devo dire. Assaggio pure la crosta. No, ma morbida. Comunque piacevole, dai. Diciamo che si deve assaggiare perché è tipica e alla fine non è male.
il momento di sua maestà l'arancina, presa dalla friggitoria da Arianna, proprio al mercato del capo, che a mio parere è quello più bello tra i tre mercati, quello che mi è piaciuto di più. Quindi per 1,50€ abbiamo preso l'arancina con la carne. Trasuda sugna e mattina veramente un botto. Tra l'altro la friggitoria da Arianna super tipica, veramente carina. Bollente. Fa impazzire perché praticamente il ripieno è tutto concentrato all'interno, no? Quindi c'è questa sorta di scudo protettivo di riso e frittura, no? E panatura. Sai che buono. Poi è tipo super caldo appena uscito. Questa carne è veramente buona. Si scioglie in bocca, super saporita, promette benissimo. Panatura è pazzesca, eh? Senti come scrocchia. Mazza. Veramente, veramente notevole. La cosa più buona per me è la panatura, cioè iper croccante, iper godurioso da mordere. Però il complesso è veramente notevole. Per solo 1,50€ è tanta roba. Quindi, maledetto Flo che ci ha alzato un po' la spesa. Maledetto Flo. Però stiamo a 7,50€. Che se andiamo a prendere adesso? Beh, è il momento di concludere questa challenge passando al dolce. Per cui, iris fritta. Concludiamo quindi la 10 euro challenge Palermo con un iris fritta, probabilmente uno dei dolci, se non il dolce più tipico di Palermo. Volevamo prenderla al bar Marocco, ma purtroppo era terminata perché si è fatta una certa, giustamente finiscono. Però l'abbiamo trovata alla pasticceria Costa. Questa iris fritta ci è costata 2,20€ per un totale di 9,70€, per cui questa challenge, almeno a budget, è stata vinta. Vabbè, vediamo com'è dentro, eh. Cheers. È trucidissima, cioè una cosa di una trucidità rara. Noi siamo grandi amanti delle donut americane, ma in confronto a questa le donut sono dietetiche. Cioccolato buono, ricotta buona, fritto bene perché non rimane pesante, veramente veramente goduriosa. Da Bar Marocco però abbiamo preso l'iris al forno che ci è piaciuta veramente tanto, la vedrete nel video che uscirà lunedì prossimo. E ci siamo tornati spesso a telecamere spente perché ci è piaciuto veramente un botto. E tutte quelle cose, tutte queste chicche le potete vedere seguendoci su Instagram, che siamo fatti pure tutte belle magnate di pesce, insomma tutte varie cose che se non ci seguite su Instagram ve le perdete. Quindi seguiteci sul profilo @junkfoodmania. Madonna, ma io non sono un grandissimo fan della ricotta, cioè non è che mi fa impazzire, ma in certe situazioni mi piace un botto, tipo in questa. Ripieno tipo stratosferico, la frittura è una bomba vera. Questa per colazione, proprio la colazione dei campioni, cazzo. Anche se a colazione forse quella al forno è un po' più giusta, però questa è veramente una botta di goduria proprio. Amico mio, chiuderei qua in via Makeda, una delle vie più belle, a mio parere, ma arriviamo alla domanda principale. Questa 10 euro challenge tanto attesa è stata vinta o è stata persa? Guarda, credo di non sbagliarmi dicendo che questa 10 euro challenge Palermo è stata stravinta, perché in due abbiamo mangiato veramente... in un, cioè, abbondante è riduttivo, cioè abbiamo mangiato più che abbondantemente. Mi sento di dire che se fossimo stati da soli con un budget di 10 euro ci avremmo fatto colazione, pranzo e cena e pure la colazione del giorno dopo. Quindi a Palermo la 10 euro challenge, confermo che è stata stravinta. È la prima 10 euro challenge in cui il mio stomaco mi dice fermate un attimo. Buono, sanità, buono sì. Comunque, grazie ancora a Palermo per averci ospitato, a tutti i ragazzi che si sono fermati a salutarci e vi ricordiamo ovviamente ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima 10 euro challenge che sarà Firenze, Genova, Torino, chi lo sa? Scrivetelo voi nei commenti.
vediamo qua, amico mio. Ci vediamo qua. Direi che da Okira doppia di tutto. Ci vediamo alla prossima 10 euro challenge. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video. Quindi che fai? Vuoi chiudere? T'azzardà, guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.